si gioca all'Olympic Center di Valmiera, si gioca in trasferta e questa è Lettonia-Italia, quarta giornata del gruppo 8 di qualificazione agli europei. Davide Bulzamini e Paolo Marrocchi, sulla linea c'è il capitano e intanto arriva la prima rete nella partita, parte benissimo. Tornano in diretta le immagini dall'Olympic Center di Valmiera, 2-2 il risultato, pallone nell'angolo per De Angelis che chiude sul primo palo dell'incontro da un lato e dall'altro. Marrocchi riesce a scappare via, bravo a giocare sotto contatto, grande azione dell'Italia per il gol di Andrea Parisini. La palla ancora per Pablo Marrocchi, Marco Mengoni in elevazione, la finta di Marrocchi schiaccia dentro, un pallone splendido per Hendrik Balli, prima rete della partita per i Balli, gol con cui l'Italia accorcia le distanze, non irresistibile penetrazione, gol da parte di Jack Savini. Marrocchi in uno contro uno, va dentro Pablo Marrocchi, Marrocchi a destra per Savini che si infila tra primo e secondo difensore e facciamo 4, poker. Attenzione a Dapiran che si prende il tiro e come al solito Dapiran ama scherzare con il portiere avversario, divertirsi e deve risalire, fa muovere poi Pablo Marrocchi, il tiro di Marrocchi, braccio sul fianco del difensore che la gioca a destra per la penetrazione da parte di Simone Mengon, siamo bravi. Tentativo di Leo Prantler, dall'altra parte invece la Lettonia segna con Usans. Marrocchi per Bulzamini che ha spazio per la conclusione, il gol di Davide Bulzamini, lo ha lanciato perfettamente Paolo Marrocchi, 27-23, palla dentro, la riconquista Ebner dalla linea dei 6 metri, chiude tutto Domenico Ebner, 29-23, esulta Mate Volarevic, esulta la panchina italiana, ci prepariamo a festeggiare la seconda vittoria consecutiva dell'Italia nel gruppo 8 di qualificazione Euro 2024, battiamo la Lettonia, lo facciamo anche in trasferta dopo il 36-23 di Pescara, un'altra prova di forza degli azzurri.